Oggi sono inverso. Lo sapevate che gli stoici ragionavano al contrario? Anziché concentrarsi su come avere successo, si preparavano al peggiore dei fallimenti. Ritenevano che chi è sempre e solo positivo non può trovarsi pronto di fronte agli imprevisti, perciò pensavano a come avrebbero potuto fortificarsi per affrontare le eventuali difficoltà. C'è chi ha pensato di utilizzare questa strategia antica anche in campo psicologico, ma come ogni medaglia ha i suoi pro e i suoi contro. Se un bambino non ama obbedire, per esempio, ma allo stesso tempo non ha nessuna voglia di uscire di casa, anche se ne avrebbe bisogno, il genitore potrebbe dirgli: «Ti ordino di non uscire di qui», suscitando in lui il desiderio di ribellarsi e quindi di andare all'aria aperta con gli amici. Molti ritengono che tale tecnica sia manipolativa, infatti viene usata anche nel marketing. «Non comprare questa auto, saresti invidiato da tutti». Come usare perciò la psicologia inversa a proprio vantaggio? Mi concentro su alcuni problemi da risolvere e mi faccio domande all'incontrario. Se per esempio desidero avere successo, mi chiedo come mi dovrei comportare per non riuscire ad ottenerlo. Se sono un commerciante e tengo molto ai miei clienti, mi domando cosa potrei fare per perderli tutti. Se sono un genitore, un marito o una moglie, potrei domandarmi che comportamenti dovrei avere per farmi odiare da tutta la famiglia. Se sono uno studente, mi chiedo con quale atteggiamento posso riuscire a farmi bocciare. Mettendo per iscritto le risposte, mi posso rendere conto se esistano già in me taluni comportamenti che portano dritti al fallimento. A questo punto non mi rimane che emulare gli stoici, sforzandomi di prevenire ogni sconfitta, eliminando tutto ciò che mi possa ostacolare sul cammino del successo. Tratto dal corso Counseling filosofico. Diventa consulente filosofico. Ti aspetto. Bye bye.